Guardando la facciata, è rimasto impressionato. Ci vuoi dire che cosa ti sembra, se ti piace, cosa ne pensi? Abbiamo pensato che fosse un'installazione per il salone del mobile. Pensavo fosse un'installazione, non mi sembrava un cantiere normale. Non riusciamo a capire se fosse un ponteggio, ma escludevamo. Sembrava sì. Oh, I thought actually they trying to preserve the building. Mi stavo chiedendo cosa fosse dell'abilità nel fare questa cosa. Che cosa le sembra? Che cosa pensava? Installazione artistica, però non giusto. Di... I'm wondering, is it like a scaffolding or is it an art installation? Yes, it's an art installation. Un nido, vero e proprio. Cioè, sembra una capanna verticale. Le piace? Molto. Sono curiosa di vedere come sarà dopo. Nest mean like many metaphor, you know, for me, one of the house, one of the family, one of the, you know, kind of like a temporary, you know, protecting shelter. But this time is very special for me because at the time of the corona, so I cannot go out and I have to be stay at home. And not only for Milano, maybe in Europe, you know, whole Europe is very much important talking about what is the home place and what is the kind of like a shelter, where we go there and how they support, how they protect and how they communicate, you know. This is really important because, you know, people have to have a distance. So it means like, you know, we cannot communicate so much directly, but, you know, I was so much frustrating about the stay at home, stay inside of Ness. But what about the outside? You know, what about how to get out and then to look at, you know. This is kind of like a home, you know. The gallery, inside or outside, this is like a main, you know, the structure. Then to the, you know, it's kind of like a come out and then to the one place, to the another place. They have some nest, small nest, you know. Together with all this, you know, the building, yes, this is the first time, yeah, to make a biggest nest, yeah. If I can say, yeah. I like more like architectural, you know, the side, you know, than other artists, you know. I'm not like a museum gallery oriented, you know, artist. I'm always working in the public space. I really like it. And yeah, even the gallery, but for example, this time it's inside the gallery space plus outside. And the outside will be some place, you know, attaching to another nest. So it's like a really like a expanding, you know. Of course, you know, in the front of this building, it's like quite visual, quite you know, visible anyway. But the other nest is more like very anonymous. So it's together like this, very anonymous thing to happen around the city, then to the quite autonomous, you know, getting more like a visual thing, you know. So then people will be feedback. Oh, okay, this. Nest was together like that, you know.
Ho pensato immediatamente a Tadashi perché mi interessava l'idea di vedere come uno spazio così netto, pulito, lineare, poteva essere in qualche maniera, come dire, messo alla prova da un intervento come quelli che fa appunto Tadashi, e mi piaceva molto perché volevo capire come può un artista come lui interloquire con questa tipologia di spazio, e da lì è nato tutto. I came many times in Milano just to buy, you know, some kind of occasion. But for the project I'm gonna be making, this is the first time anyway. The city itself is a very, you know, interesting, big wide street and, you know, old building and very, the historical, you know, the road and everything. So I tried to think about how can I do that here, you know. It's not like, you know, old town. It is old city, but it's quite contemporary anyway. Even the this space is a very new, you know, moment, so it's quite clean and quite good organized. So I try to make bad organized. Una mostra che ha dato modo di dimostrare anche la potenzialità di una galleria come Building, che è veramente improntata sulla promozione degli artisti, sulla sfida di progetti importanti. In questo aspetto bisogna ringraziare ovviamente una persona lungimirante e che si fa appassionare dagli artisti, dai progetti come il signor Tabibnia, e anche di fronte alle difficoltà non ha mai fatto un passo indietro, ma anzi ne ha fatti due avanti e ha attivato collaborazioni fondamentali come per esempio quella con l'ADI, con il Museo del Design, che permetterà di dare seconda vita a tutto il legno che è stato utilizzato per l'allestimento presso Building e dargli un nuovo significato, un nuovo uso, che è una cosa tra l'altro fondamentale della pratica di Tadashi, quella di continuare a riciclare, a reinventare, riutilizzare e cambiare forma a qualcosa che però in realtà è parte dello stesso progetto, della stessa visione. Tadashi was my teacher at art school in Paris, so even when I was student with him, we already participated with other students for few projects. And then after that I was working for exhibition space and or for the wood anyway. And Tadashi need more and more work, so finally I work for him now. One time he asked me to move a machine somewhere in a very small way like that, and in fact it was impossible to turn because the machine was too big, and it was like the beginning of the work. I didn't know so much how to drive, and I almost fell down with the machine. Lavorare con un artista come Tadashi Kawamata è stata sicuramente un'esperienza unica e direi totalizzante. A livello organizzativo è stata sicuramente una sfida. Un elemento fondamentale sicuramente della parte organizzativa è stato l'elemento di collaborazione, che è necessaria assolutamente alla riuscita di un progetto come questo, fatto di interventi site specific. La cosa fondamentale, credo, per lavorare con Tadashi è dargli tutti i mezzi per esprimersi e lavorare con la maggiore libertà in termini di tempo e di spazio. Il mio compito è stato quello di rendergli possibile davvero di poter realizzare la sua visione. Looks like a far down. Okay, finish. Sono stati ovviamente diversi momenti frustranti, non abbiamo potuto ottenere tutti i permessi che volevamo rispetto agli interventi che l'artista aveva pianificato di poter realizzare nella città di Milano. Abbiamo ottenuto soltanto di poter installare il nido presso il Grand Hotel di Milano, presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo e ovviamente l'Accademia di Belle Arti di Brera. Sono Lorenzo, sono l'addetto alla logistica della Galleria Building di Milano. Sotto la coordinazione di Alice mi sono occupato della parte logistica. Sono state tante prime volte durante il corso di questa installazione. È stata anche la prima volta per me e per alcuni dei miei colleghi che abbiamo dovuto effettivamente tagliare del legno con dei macchinari professionali.
After the, you know, we can fix this small one. Small one will be from side. Yeah, well, we can go down and it's just. No, no, you can go down or not. You know, this is you fix anyway because it's gonna be the stock. You know. And also, but the more problem for me is the top, not the bottom. We change the rope. We take out the rope, maybe. You know, after that, we can take out easy the rope. I think it's good to take out not so quite soon because I can access, but after I cannot access. Because both sides, there is something like, you see, one side there is like metal and many things, and the other side is. No, I mean like not just. No, I mean like for scaffolding will be far down. That's the thing. You think you scary? You know, it's about 1 hour stay there, so no more scaring. But at the beginning, we are always like that. No? But sure, of course. Yeah. Normal. Beginning normal, of time. I'm still scared. It's very important to the scaring. But you want otherwise to move the scaffolding, Tashi? I go up, I lose the rope, I go down, and yes, I move. A little bit, yeah. Just, you know, 30 centimeters come up. Just in case, if it's like this. Yeah, just hold it. Yeah, but first I take out the rope. That's a good part, that's a good part. Wait, you stay, and then we can move. No. I have to be agree with him for everything anyway, because it's him, his project, you know, it's not mine. And in fact, I'm only fix. Sometimes I don't really see what he put everywhere. So sometimes I can be, maybe I'm not sure, but he knows more because. We work. Actually, he's my old student in the Beaux-Arts in Paris. So I know him. And when he was still a student, I asked to come to my project site and we work together. And he's a very practical person, and I really like it because he's more secure than me. So he is very much, you know, secure for the, you know, the work, and this is really good for me. And of course, I have more other people in Japan and other places. I have a couple of the other coordinator since I was working together. So it's a many places, different city. I have some people who always work with me. So this is really good, you know. Ho conosciuto Tadashi nel 1990 perché era stato invitato a partecipare a una mostra di inaugurazione in un museo americano, il Wexner Center for Visual Arts in Columbus, Ohio, un museo interessante perché costruito da Peter Eisman, e la mostra di inaugurazione prevedeva un confronto con gli artisti contemporanei americani e non solo, anche europei e asiatici, e all'interno di questa selezione c'era Tadashi, e quindi abbiamo lavorato insieme per la prima volta in America. La cosa interessante è che nel momento in cui ho proposto a Moshe questo artista, lui ha avuto una sorta, e ho mostrato le immagini, le foto delle opere passate, lui ha avuto una sorta di sobbalzo, perché mi ha raccontato che aveva visto a New York proprio esattamente un lavoro di Tadashi e non aveva mai capito che fosse questo artista, e quindi secondo me è stato interessante anche, come dire, che ci siamo ritrovati sull'entusiasmo comune per Kawamata. Da lì è nato tutto. Oh, you need the generator. No. Il nido presso il cortile della Magnolia è stato particolarmente complesso perché abbiamo dovuto noleggiare un trabatello che arrivava a 10 metri di altezza. Anche solo le tempistiche per montarlo e calcolare appunto anche questo, il tempo dell'artista poi per costruire, è stato appunto un intervento anche delicato, perché comunque si parla sempre di lavorare in altezza. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
think it's really like the drawing. Yeah, it's totally very drawing. Not the problem. Thank you so much today. Thank you for everybody. Thank you. No any damage or no any accident. That would be good, yeah. Il soggetto che ha scelto Tadashi per questa mostra è il nido, che lui ha cominciato a fare dal 97 ed è la conseguenza di un altro interesse che aveva avuto, che era quello per le favelas, che lui vede per la prima volta in un viaggio a San Paolo in Brasile e inizia a fare, per esempio, in una bellissima installazione che presenta Kassel nel 92, dove ci sono lungo il fiume queste piccole baracchette fatte con tutto materiale povero di risulta, quello che si trova per la strada, che è stata sempre la sua caratteristica di fare le cose con quello che si trova. Quindi il nido è stato prescelto da lui, ma secondo poi quello che ci ha anche un po' raccontato, anche per il motivo che è un periodo purtroppo per colpa del Covid che tutti noi siamo stati obbligati a rimanere in casa, quindi la casa è diventata è il nido, perché il nido è proprio il rifugio, non solo degli uccelli, ma anche è un rifugio universale anche per gli esseri umani. Quindi a maggior ragione questa tematica era il momento giusto per presentarla. È stato il momento ancora più giusto quando è successo il patatrac dell'Ucraina, perché giustamente parlavamo questi giorni con lui, con l'artista, e ci diceva: noi diamo per scontato che le nostre case, cioè i nostri nidi, siano per sempre, e quindi l'idea di vedere queste scene terrificanti in televisione dove le persone sono obbligate sotto minaccia a lasciare i propri nidi, chiaramente è una cosa che fa molta impressione. Yeah, this is the very strange part. So the hands will never be there anyway, you know. I'm not really, ecologist, or I'm not really like a nature person. Anyway, I really like more physical, the work. And also I really believe my hand. I really touch into the material, I fix in the material, and like smelling and the holding, I really like to the sweat and working with many people, and this atmosphere I really enjoy, Fondamentale e determinante per la riuscita del progetto è stata senz'altro anche la collaborazione didattica con l'Accademia di Belle Arti di Brera, con la quale abbiamo attivato un workshop sia con gli studenti di scultura che con gli studenti di fotografia e video. Quest'ultimi hanno documentato tutta la fase dell'allestimento, hanno seguito Tadashi ovunque e hanno fatto delle fotografie meravigliose della fase proprio di costruzione del nido, ma anche di allestimento del piccolo nido presso il Grand Hotel de Milan, presso il Centro Congressi Fondazione Caripro, cortile della Magnolia. E invece gli studenti di scultura ovviamente hanno lavorato fianco a fianco all'artista durante tutta la fase dell'allestimento del grande nido a building. Sono stati veramente bravi e spero che per loro sia stata un'esperienza formativa e gratificante. Don't need to decide anyway. Just cut half. Okay. Student help me a lot. You see the student is just come from local, in this area. So they know more than me anyway in this city. And also they are young and they had a kind of like a sense of the material, sense of the humor, sense of the I was really interesting to communicate with them together with working, I think working together mean another kind of like a communication, they don't fix so much, so they don't holding so much because it's quite new for them anyway. So, but this is an interesting point anyway. I'm not really like a teaching for them, for technically thing. I think it's more like a atmosphere. I really like to enjoy the together working, eating, something like that, They are really motivated to the work. I really like it, and I really appreciate to the student in Milano,
Student was very nice this time, for sure. I think, I hope they enjoyed the work. They work a lot, for sure. But there was like a good energy. They learned quite quickly, and they did a real good job. Yeah, I think was very nice this time. La parte ovviamente più difficile è stata capire come funziona un cantiere, organizzare tutto il cantiere, ordinare, specificare le piattaforme aeree necessarie per l'installazione. Non avendo mai neanche lavorato con un artista che opera in altezza, è una mostra che mi ha spinto a espandere i miei orizzonti, le mie conoscenze, mi ha formato tantissimo, ho imparato tantissime cose, lavorare anche accanto a architetti, ingegneri, è stato incredibile la quantità di informazioni che ho acquisito. In questa mostra mi sono occupata dell'assistenza alla curatela interna, quindi mi sono occupata un po' di tutte le questioni, diciamo, burocratiche, permessi, sono stati molto complessi da ottenere, perché comunque si tratta di una mostra che ha delle installazioni anche in uno spazio pubblico e quindi è uno spazio che è di uso comune. Questa è una delle peculiarità del progetto di Tadashi Kawamata, perché uno dei suoi obiettivi è quello di instaurare una nuova relazione tra lo spazio pubblico che le persone vivono quotidianamente e le sue installazioni artistiche, che cercano di creare un nuovo spazio in cui le persone vivono e quindi dare una nuova visione di uno spazio in realtà conosciuto e instaurare dei rapporti molto particolari tra dei materiali costruttivi che si utilizzano raramente all'esterno delle strutture e degli edifici, come in questo caso storici, e quindi che hanno un aspetto solido, consolidato, storico. La difficoltà maggiore è stata, paradossalmente, capire quali erano gli uffici a cui riferirsi. È stato veramente difficilissimo entrare in contatto con delle persone, perché proprio a causa del Covid molti uffici hanno chiuso e lavorano solo attraverso dei portali digitali che sono veramente complessi, e quindi è stato molto complicato. Però d'altra parte, quando mi sono potuta interfacciare con delle persone, è stato veramente uno scambio bellissimo, perché hanno compensato tutto l'aiuto che non era arrivato dalla mancanza delle persone fisiche da altre parti. Quindi diciamo che la complessità è stata proprio cercare di instaurare un dialogo con le istituzioni, che non sempre sono state d'aiuto, ma quando sono state d'aiuto hanno veramente fatto un ottimo lavoro. Sicuramente c'è stato un po' di spaesamento all'inizio, anche se conoscevamo bene il progetto di Tadashi attraverso i suoi disegni e le sue maquette, la quantità del legno che sicuramente ci ha spaventato all'inizio. I primi giorni, ancora quando Tadashi non era qui, vedere appunto tutte le macchine che avrebbero lavorato in quota è stato come scoprire un mondo nuovo, che poi in realtà in suoi 10 giorni è diventato il nostro mondo. Parte di questo suo lavoro è questo mettersi alla prova con anche gli altri. Tadashi non è l'artista che sta da solo a meditare, lo fa anche, però proprio per sua missione poi si arricchisce il suo linguaggio proprio da degli spunti che possono arrivare nel momento in cui sta realizzando l'opera. Since the beginning anyway, I cannot work by myself, so I always order to somebody to help me. And then sometimes, you know, they understood very well, and sometimes they don't understand him, and they had a different way to do. You know, it's always a bit hectic, you know. But after that, getting more good combination, good thing, and even though I didn't say, but they already start there. So this is really good mood, you know, always depend on the mood. For the, you know, the people who help me. I work with many, many different type of the people, like jobless people, homeless people, even prisoner, addicted people.
like drug people, homeless people, every kind of people I was working already. So I know very much, and I know how to work in together, you know. So I'm very much, you know, relaxed. Any kind of people can help me or working with me. Or also, I like very much be alone, totally at the night, to make a small, like kind of like a miniature, you know, the work. I really like it, so. Really like the postcard, you know? Durante questa esperienza una cosa che mi è piaciuta moltissimo è la relazione che si è creata tra le persone, non solo tra Tadashi e tutti noi che lo abbiamo assistito e aiutato, ma anche proprio tra noi che abbiamo sempre lavorato insieme ormai da mesi a questo progetto, ma anche ad altri progetti, e ci siamo un po' riscoperti in una veste diversa, ci siamo uniti molto. Of course, I have to be control everything for the material and where the next one, or the student come this way or this way, that way, very quickly, you know, to decide. I don't want to think about, just more spontaneously to make it and to adding. I don't know very much, you know, what I was thinking that time. It's very much like adrenaline. Just come out and then just moving, and then it's like a sports anyway, just like, you know. Break or not break the break, but break, let me work. I have no break. Just stop and start. So here we don't put anything on top. Like the direction post, you know. You know, like Milan is there, Torino is there. What about Tokyo? Tokyo. I can make a wall to the outside too. This outside, you mean? Yeah, this outside. We make it like this. Okay. Also the one on the floor, like the one on the... Maybe, we see. Okay. Maybe more come out. Top is, yeah, the roof, like this. Okay. So we can make a roof to there. Dal punto di vista strettamente estetico, quello che reputo fantastico sia l'idea di fare un nido che inglobasse tutto lo spazio, quindi parte dalla facciata, dove c'è la parte, come dire, esterna di questo nido, e poi dentro lo spazio della galleria siamo proprio noi stessi dentro il nido, che si conclude sull'esterno, sulla parte retrostante dello spazio, dove c'è un piccolo giardino e dove c'è, fra l'altro, sono anche lì, c'è un piccolo nido. We can go up in 7. I really want to cover that. Okay, let's go. Let's go. Continue. Okay. You know, the first day, I'm scaring the, you know, when I get the machine, go up to the 10 meter or something. But after that, you know, 2 or 3 days, you know, just continue. No more scaring anything, you know. As much as I can do, very difficult point by point, have to be fixed or something. But I think I know the material, and I know how to strong to the fixing, and I know how stable, you know. So, you know, I can go up, climb up by my structure, because I know how I fix, but not the other person. You know, like, you know, I don't like so much go up to the high place, like Tower Eiffel. I don't like so much. I'm very scared like that, because I don't know, you know. But once I just built up my tower thing, and I'm easy to go up anyway. So it's very psychological, also very physical, you know, feeling. I trust my structure. This time I made something, you know, new. Each time, you know, it's quite different anyway. Each country is quite different, you know, situation. I was very smooth, you know, this time to work. Any in the interactive stuff or intervention, some accident or anything, I don't have it. And yeah, it was really, I really enjoyed it anyway. Don't know what was the most complicated part. Facade was not so much, because we have already like a very good structure, professional, so I don't
I was not afraid about if it's strong enough or not. I just fix on the wood. I trust the people. It's not really important for me to the people just stop it, to look at anyway. But anyway, I try to be kind of like, you know, scratching to the city, you know, such a, you know, business district and very tight and very expensive, you know, everything. I really want to scratch in the landscape, the cityscape, you know, and also the kind of like a parasite. This is my other main word for my work. It's kind of like a parasite in the city, you know, something different structure, you know, coming out. It's like a totally different atmosphere, you know, but it's not really brutal. It's very soft and very ephemeral and very temporary, you know, very fragile. People, even the people will be afraid about the fall down to the peace, you know. This is, I always make it, and this time also I really want to make like this. Okay. Monte di Pietà, che era una via abbastanza anonima, devo dire, non è, è una via di passaggio, non è una via principale del centro di Milano, ma adesso, grazie a questa installazione meravigliosa, questo nido di Tadashi, sicuramente è diventata una delle vie da visitare a Milano. Sicuramente non è qualcosa che passa inosservato, quindi magari molte persone che non conoscevano la galleria o non si avvicinavano all'arte contemporanea, che comunque resta per certi versi quasi inaccessibile per molti o incomprensibile, ha una forte capacità attrattiva, quindi dà la possibilità di, diciamo, conoscere o incuriosirsi nei confronti di qualcosa di così insolito, e magari può permettere a delle persone che non fanno parte di questo settore di conoscere uno spazio che di per sé è molto bello, perché comunque è una galleria che propone sempre delle mostre importanti, qui si cerca sempre di instaurare un dialogo anche con curatori esterni, quindi non è solo un'attività chiusa al suo interno, ma che si apre verso nuove prospettive, quindi secondo me si potrebbe essere anche una sorta di svolta in realtà per la galleria. What is this? I don't know. Is it something to cover, or it's a decoration, or temporary, or what? I study architecture, so I'm a little conflicted. I think as an art piece, I think it's making a statement. Right now I'm thinking about it as like an urban condition and a block with buildings, you know? But considering that it's an installation and meaningful to tell a story for a reason, I think that's really neat. I think it's cool. Ho pensato a un nido, poi dopo che l'ho pensato ho aperto Instagram, ho visto una foto di Andrea Kirchi che diceva che era un nido. Sembra un nido. Bella, una bell'opera d'arte. Okay. Per l'arte moderna, qui si coniuga l'arte moderna con qualcosa di naturale, di utile. L'ho vista perché me ne hanno parlato di questa installazione, sono passato qua a vederla, per cui non... Sinceramente non avevo neanche, sapevo qualcosa circa forse un nido. Ok. Quindi avevo quell'impressione là. Però è interessante, è sempre molto interessante. Un nido. A me sembra un cuore che batte. Un nido. Sono un nido. Mi proietta verso il cielo. Un'energia positiva. Naturale, dinamico. Un cuore pulsante. Molto interessante. Bellissima. Non lo so, potrebbe essere l'immaginazione di ognuno di noi, me la trovo molto bella, molto da Milano. Sembra un nido di api, una cosa del genere, mi dà una sensazione. Oppure una cosa che crolla. Bravi tutti ragazzi! Tadashi è una persona veramente... cioè unica nel suo genere, nel senso che non mi aspettavo che fosse così. In realtà è simpaticissimo e è molto comprensivo, adora stare circondato dalle persone, adora relazionarsi con le persone e anche insegnare alle persone qualcosa, quindi veramente sono rimasta molto colpita, perché non è da tutti, soprattutto quando si è un artista affermato a livello internazionale che lavora da tanti anni, che ha portato avanti tantissimi progetti, non è banale porsi in questo modo nei confronti delle persone, nei confronti di tutti.
Anche io a Milano. Grazie mille. Tadashi si è rivelato anche molto disponibile e ognuno di noi, sia dello staff che i ragazzi di Brera, ha conservato un pezzetto di questo legno che Tadashi gentilmente ci ha firmato e su ognuno dei pezzi di legno ci ha ringraziato scrivendo thanks e la firma. È stato un momento molto gentile che ci ha permesso di conservare per sempre un pezzo di questa installazione. Monday, same as only one more day, and then finish. Monday, okay. And Tuesday, no work anyway. Monday, everything finished. Yeah. That's good, okay? So one more day to help me, that would be good. Yeah, yeah. Okay. I'll give you another one too. Yeah, yeah, all the day. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. Oh, maybe? Yeah. No, thank you. Oh, thank you. They come back on Monday, Tadashi? Yeah, I told them. Together was a student anyway. Okay. But anyway, I can make more and more later. This okay. Is great. I will keep on my desk. Just a book. Yeah, exactly. That's holding, yeah. Very helpful. In questo caso Tadashi come sempre ha usato il legno che appartiene ovviamente ad un linguaggio che viene dalla sua tradizione giapponese e di conseguenza anche alla particolare sensibilità che lui e altri artisti del Giappone hanno verso questo elemento naturale. Qui si entra anche in un campo di riferimenti culturali, basta pensare al movimento del Monoha. Non a caso il suo professore ai tempi dell'università in Giappone era un maestro del Monoha, quindi diciamo che non è casuale proprio questa attenzione a questo elemento che peraltro crea anche una incredibile sensazione di sicurezza. Quando si percorrono questi spazi ci si sente proprio a proprio agio e uno si chiede perché, e io credo che un po' sia dovuto proprio a questo fatto che siamo contorniati dal legno, che fra l'altro emana anche un odore, e questo fa parte anche è un contributo in più di cui non ci accorgiamo, ma secondo me noi percepiamo, perlomeno il nostro inconscio entra perfettamente. I grew up the painting. I'm not had any technique for the stone or metal or anything. So I'm not a sculpture, you know, course when I was studying the art school. So for me, wood is like for example like a, you know, canvas. They had that kind of stretcher, you know, behind it. So the one day I just not painting and just standing on the canvas, then to the in the space, you know, in the atelier. So this is first installation I just made it without painting anyway. So this is a painting course, but without painting, but it's getting more like a space work, you know. Then the wood is very much familiar and also the very economy, you know, it's very cheap, and also the beginning of time I always reusing again, you know, recycling, because we can cut, but if you need, you can to add, or you can buy another one. You know, it's very industrial size. It's always same, for everywhere. So every country, every city, they have a same kind of material. You know, quite an international world. You know, compared with metal structure, metal or glass or anything, because they need a very special technique anyway. I don't have anything, and sometimes I get the new wood, sometimes I get the scrap also. So because it's easy to fix, easy to separate, and also easy to recycle, So wood is, for me, it's a very familiar and a very useful material. And this time, of course, all the cover, the building, inside and outside, so more than like 1,000. A board or many screw, and then after that, of course, we already think about recycling for the other projects, maybe in Italy or maybe in other place. But anyway, the wood is very recyclable, the material.
Anche se in questo caso non abbiamo potuto avere il permesso di realizzare un nido in uno dei parchi di Milano, siamo arrivati a questo compromesso di creare un parco virtuale all'interno dei building per dare un piccolo accenno al fatto di quanto per Tadashi sia importante l'elemento naturale, perché questo poi appartiene alla sua tradizione giapponese. Ha creato un piccolo giardino con dei nidi che secondo me sono di una poeticità incredibile. Ed è veramente una caratteristica di Tadashi che abbiamo apprezzato tantissimo, quella di avere lavorato davvero tanto, un artista che si dà totalmente nel suo lavoro, è un professionista incredibile, instancabile, era pazzesco vedere come era lui a trascinare gli studenti, a farli stancare, a fare il corriere, erano gli studenti che nonostante abbiano insomma 20 anni non riuscivano a stare dietro a quest'uomo che ha un'energia pazzesca e coinvolgente, è una persona appassionante, non è solo il suo lavoro qualcosa che ti stravolge per la sua portata, ma anche lui come persona è davvero unico, e aver avuto la possibilità di vederlo lavorare, di collaborare con lui è un privilegio incredibile. Il nido che Tadashi realizza al building è praticamente un'unica struttura fatta di queste assi grandi, ma anche più piccole assi di legno, che avvolgono questo spazio. Lo avvolgono in tutti i sensi, cioè sia la facciata che l'interno, che la parte retrostante sono assorbiti e inglobati in questo grande nido, che peraltro è il più grande che abbia mai realizzato fino ad oggi. È incredibile come lui veramente lavori all'interno dello spazio e influisca sulla nostra percezione, sul nostro muoverci all'interno della galleria. Al piano terra, dove ci troviamo, ci sono queste assi che si sviluppano in maniera verticale. Il modo in cui lui inserisce i suoi interventi nello spazio veramente porta lo spettatore a vivere ogni piano in maniera diversa. In questo spazio dove ci sono queste travi messe in maniera verticali che sembrano, ricordano un po' una piccola foresta, siamo nella parte strutturale, nella parte fondante del nido, quasi come se fossero delle palafitte che sorreggono l'intera struttura. Il nostro modo di muoverci è un pochino quasi restio, ci sentiamo, siamo incuriositi, non sappiamo esattamente come veramente sviluppare questo percorso che è necessariamente a zigzag tra tutti questi elementi che si interpongono tra noi e lo spazio. Quando invece arriviamo al piano primo, c'è invece questa disposizione orizzontale delle assi che invita a una camminata più distesa, secondo me anche più alla meditazione, ci sentiamo avvolti, ci sentiamo protetti, siamo nel cuore del nido. Quando invece arriviamo al terzo piano, questo tetto che ci porta ad abbassarci, ci porta veramente a camminare con un po' di con particolare attenzione per non sbattere la testa, ci fa sentire forse un po' anche di claustrofobia, ma sicuramente ci fa pensare proprio a essere all'interno di qualcosa, di un cocoon, di qualcosa che ci avvolge, che ci sormonta, che ci protegge, di qualcosa che forse non è neanche così umano, è più naturale, perché non è neanche veramente a misura d'uomo, e quindi ricorda veramente forse un nido, un qualcosa che si inserisce in un ambiente più naturale. Arriviamo al quarto piano, dove c'è lo studio, dove entriamo nella mente, nella parte progettuale del lavoro di Tadashi, che è parte integrante comunque della sua pratica, e vedere come l'artista ha immaginato tutti i suoi nidi nelle varie location a Milano, quello che era la sua visione, quello che era il suo regalo per la città di Milano, perché quello che noi pensiamo che questa mostra sia davvero un regalo di Tadashi per la città, al quale noi speriamo di aver potuto contribuire al meglio. E vedere tutti quei nidi disegnati sui vari palazzi del centro fa pensare veramente a delle cartoline che Tadashi ha creato per Milano, e quello che noi invitiamo a fare è proprio prendere le cartoline che noi abbiamo realizzato e visitare, rivisitare Brera, rivedere la città con gli occhi nuovi, con gli occhi dell'artista, ed immaginarsi come sarebbero state le opere che non sono state purtroppo realizzate. Un
L'ultimo piano è dedicato a tutta la fase preparatoria, quindi quello che è interessante è lasciare che il pubblico lo possa in qualche modo percepire attraverso intanto la presenza di maquette, ci sono alcune maquette bellissime, alcuni schizzi, altri addirittura proprio lasciati all'interno di un tavolo che peraltro è stato fatto veramente, come dire, all'ultimo secondo proprio per un'esigenza funzionale, avevano bisogno di un tavolo e lui l'ha fatto. Per il nostro ramo questi sono i prodotti più poveri che abbiamo e vedere un'opera realizzata con un legno così povero dà soddisfazione, ci vuole la testa però, perché noi tutti i giorni li vediamo ma non siamo mai riusciti a pensare a una cosa del genere. Un artista invece vede quello che tutti gli altri non vedono, quando l'artista l'ha fatto l'abbiamo visto, l'abbiamo pensato tutti, ma bisognava arrivarci prima. Maquette is another kind of a work for me. I'm not really like an architecture model, you know, I can make it, not like that. Even though not architectural, you know, very precise drawing, I didn't. Because I'm not older somebody, I just do by myself. So I don't really need to the very precise, you know, stuff. Just I need some idea, planning, you know, very rough, you know, study models. Sometimes this is a part of the other, you know, artworks. My project is temporary, so after that, everything go out. So only maquette and some photo and some video. This is just like, people recognize, you know, my work. Since I did many projects, of course, sometimes I got a very bad accident, a bad reaction. You know, mostly the people like it, people doesn't like it, that's all. You know? Nothing any in between, you know, in the... So it's always somebody shouting, somebody said okay or good or, you know, so that's my work always. So it's always react, you know, somebody. Of course, sometimes somebody set fire and somebody graffiti. I did many illegal things. I got 3 times in the police to come, especially for I was, collecting some scrap and I just make some kind of like a small shelter on the street. So 2 times police catch me and, I said, you know, this is I just collecting and I just built up. But this is kind of like a criminal thing. And after 2 times, the police said, if you do one more time, you cannot get out from Japan. So I said, okay, okay. So I'm already criminal anyway. I don't know any Italian. Basta. Il soggetto sono i nidi. No, proprio bella, bene, siamo contenti di aver visto come è partita la scintilla. Ha gestito il cantiere meglio di tante persone che fanno quello di lavoro. Proprio te lo dico, ma veramente, nel senso permessi, non permessi, le cose sono popolate via bene anche per questo motivo. Lo devo dire, ma veramente, non te lo dico perché c'è risultato di mio, te l'avrei detto tale quale. Sì, ci siamo stressati tutti per questa cosa, però la soddisfazione, no, la soddisfazione paga. Di follia ci vuole? Sì. Ma poi sì, Tadashi. Hello. Tadashi. Buonasera. Locatelli. Molto piacere.
He is the guy who generously gave us all the wood. Oh, thank you so much. That's great. Very good material. Abbiamo visto le sue opere in giro per il mondo, le abbiamo studiate dopo, però questa devo dire che era più bella. This is the last one. Should be like this. Anyway, I can always better. Recycling anyway. You do always your best. Yeah. And I have to say that here in 10 days, you really gave so much. Yes. For me, I really enjoy to walk in. Yes, it was clear. But the good weather, not like that, it was very nice weather. Always. L'altra cosa interessante è che tutto questo è stato possibile per la presenza di serie di giovani studenti dell'Accademia di Brera che gentilmente hanno fornito, posso proprio dire, mano d'opera, perché nel caso di Tadashi bisogna proprio, come dire, rimboccarsi le maniche, mettersi i guanti, e sono stati giorni fantastici perché dentro building si vedeva questo via vai, ma non solo, anche durante il momento in cui hanno tirato su il nido per l'Accademia, ma anche tutti gli altri, è stato un via vai di questi studenti che hanno avuto la possibilità, credo bella, di fare esperienza con un artista che li metteva proprio, come dire, non era un workshop teorico, era un workshop assolutamente pratico. Spazio però a sinistra. Che indirizzo? Molto bello. Io ho preso il legno a braccia, non è che... No, vi siete fatti anche i muscoli. Sì, siamo fatta una settimana di palestra. Però anche concettuale. Molto, molto, sì, sì. Molto più divertente della palestra. It's very, very quick and it, like jumps everywhere. You can follow him. It's like, people of 20 years can follow him, you know? Yeah. First, second day, it was terrible for the student because they don't know how to use it. So it was very much, but after that, it's getting more good. But anyway, they know how to make it now. Yeah. Now we are perfect. They cannot put in the machine, of course. They no, have student, no, of course but not. But they give to the, good from the window. Una cosa molto molto interessante che ci ha colpito, soprattutto quando abbiamo iniziato a lavorare sulla facciata, che riguarda anche un po' questa strada di Milano, è abbastanza una strada ricca, o comunque c'è un certo business, modo anche di camminare delle persone, anche di guidare, nel senso che... Questo tipo di lavoro è un lavoro anche alquanto inaspettato, nel senso che non c'è nessuno che non passa inosservato, quasi tutti erano veramente incuriositi da cosa fosse, quindi venivano anche da noi a chiederci. Non è banale questo tipo di interesse, secondo me, anche in una città così movimentata come Milano, cioè hanno trovato tempo di fermarsi, questo secondo me è molto molto interessante. Teaching already the 12 years in the bazaar in Paris, so I know how to work with the student. I have many workshops already, but totally different attitude. Paris student, so this time it's we can work and we can drink, we can eat together. It was really really comfortable, very atmosphere, nice. Yeah. Devo dire che quello che mi è sembrato interessante è non tanto quanto l'artista abbia abbracciato la galleria dal punto di vista fisico del suo intervento, ma proprio abbia creato un'atmosfera, un'energia che ancora si sente, che ancora è rimasta, un'energia che era fortissima quando lui era qui insieme agli studenti, sentire proprio ho ancora l'eco veramente in testa delle loro voci, del trapanare, del martellare. Ha creato veramente un ambiente incredibile, energetico, energizzante. Nonostante la galleria sia piena della sua opera, di questo legno, di questo nido che ci abbraccia, che ci avvolge, devo dire che la sua presenza manca. E manca a tutti noi, ce lo diciamo spesso, che ha lasciato una sorta di nonostante tutto questo pieno, ha lasciato un grande vuoto. E infatti non vediamo l'ora che ritorni a settembre per realizzare l'opera presso il Museo del Design, presso l'ADI, per dare seconda vita a questo legno e per dare continuità a questo progetto che in realtà vorremmo non finisse mai, perché è stata veramente un'esperienza unica. Quindi grazie Tadashi.
it's always a think about when I gonna be complete or when the artworks will be finished. It's always have a problem. I mean, not problem at all, but just, you know, I really need some kind of like a decision when okay or not. Or it's a very easy way. All the material I spend, then okay, this is the time of the finish. Because this is endless work. I can do more, have a time, more material. I do anything, you know. So it's really endless work. Even though, you know, after this show taken down and I get the material, so I can start again to the other place. So it's like a still continue. I always said that, you know, I did already more than 40 years like this. Only one project still continue. Different place, different people, different time, different occasion. But I'm still doing. This is like a life, you know, of the work, you know. So I didn't make any new, just I was continued since the 1980s, you know, till now. Only one project, I still continue, that's all.